piano di sviluppo rurale, superato il target di spesa al 2022, circa 410 milioni di euro ad oggi erogati a favore delle imprese agricole abruzzesi, con un surplus di oltre 7 milioni. Altrettanto ambizioso il nuovo, il CSR, complemento per lo sviluppo rurale per il periodo 2023-2027. Per l'Abruzzo ci sono circa 354 milioni di euro a sostegno di imprese del comparto agricolo. I primi 7 bandi sono stati già pubblicati a dicembre per 26 milioni di euro. C'è stato il via libera ad un cronoprogramma con bandi per quasi 165 milioni entro l'anno in corso. Assessore Imprudente, l'Abruzzo ha colto obiettivi molto importanti per quanto riguarda il PSR, ma anche per il futuro, per il completamento. Ma l'Abruzzo non solo ha colto obiettivi importanti, l'Abruzzo in agricoltura sta facendo un salto in avanti importante con innovazione e digitalizzazione grazie alle nostre aziende, alle capacità di tutto un sistema abruzzese e anche all'azione che abbiamo fatto come Regione Abruzzo. Per la prima volta siamo una regione performante, questo ce lo riconosce l'Europa, ci sono dichiarazioni formali e soprattutto stiamo cercando tra mille difficoltà di snellire quelle che sono le procedure amministrative per quanto riguarda i bandi legati al PSR, al nuovo CSR. Abbiamo introdotto operazioni di semplificazione, abbiamo tolto i tre preventivi, abbiamo messo un prezziario agrario, abbiamo creato gli strumenti finanziari che saranno un'occasione importante per quanto riguarda la nuova programmazione per andare incontro alle esigenze di quelle che sono le nuove aziende e soprattutto abbiamo fatto, che è un dato importante, siamo la terza regione in Italia che percentualmente mette più soldi sui giovani e quindi sulla capacità di fare ricambio generazionale e di creare nuove opportunità. È una regione che oggi partecipa a 360 gradi su quelli che sono eventi nazionali e internazionali, abbiamo una credibilità diversa, siamo una regione credibile e questo ha consentito di sederci nei tavoli nazionali per quanto è stato il riparto delle nuove risorse. Grazie alla credibilità che abbiamo un 16% in più di risorse a disposizione per il mondo agricolo abruzzese. Tanto si può ancora fare, ma credo che un segnale chiaro c'è, una sensazione e percezione che i nostri agricoltori stanno avendo di una regione vicina sia un elemento importante. Un po' su tutto questo tipo di azioni sono quelle che noi abbiamo messo in campo in questi anni, come dicevamo, con un'altra credibilità anche a livello di promozione, che può sembrare una banalità, ma è quell'azione importante che ci vede in eventi, fiere, iniziative dove stiamo promuovendo l'agrifood a 360 gradi, grazie alla qualità dei nostri prodotti, ma anche alla capacità oggi di raccontare che siamo una regione, siamo l'Abruzzo, che al proprio interno ha tre parchi nazionali, un parco regionale, un'area marina protetta e prodotti di altissima qualità. Abbiamo partecipato a eventi e questi eventi ci hanno riconosciuto quella che è una regione che nel momento in cui viene conosciuta difficilmente non si ci innamora. Ecco, i dati parlano chiaro, i fondi erogati alle imprese, l'Abruzzo è la seconda regione in Italia per operatività da questo punto di vista. Sì, questa è stata l'azione che ci è stata riconosciuta in un tavolo con l'Europa e anche col Ministero, dove nelle azioni di messa a disposizione di quelli che era la capacità operativa della nuova programmazione, tant'è che abbiamo messo a disposizione oggi nel mondo agricolo abruzzese già 11 bandi della nuova programmazione e altri sono in procinto di essere pubblicati. Abbiamo pubblicato quello che è il cronoprogramma, cioè la capacità che potranno avere ogni singolo agricoltore di andare a vedere quelli che saranno negli anni i bandi a loro disposizione e credo che questa sia una grande novità. Da qui a un anno verranno pubblicati i bandi per altri 115-120 milioni di euro. Una accelerazione nelle azioni che darà un'opportunità importante agli agricoltori abruzzesi, alle aziende abruzzesi e credo che sia una credibilità che ha un valore importante proprio per far crescere tutto il mondo agricolo abruzzese. Il
piano prevede 35 diverse misure, 31 a fondo perduto. Per il PSR nel 2022 le aziende beneficiarie sono state 10.900 per un importo pari a 84 milioni circa. Oltre il target dell'intero programma anche l'importo delle concessioni, pari oggi a 518 milioni di euro, gli importi messi a bando pari a 611 milioni e l'importo già programmato di 638 milioni di euro circa. Complessivamente è stata liquidata e chiusa la pratica per il 79% dell'importo complessivo programmato sul periodo 14-20 e il 60% sul periodo 2014-2022. Dottoressa, piano di sviluppo rurale, qual è lo stato di attuazione? Lo stato di attuazione registra in primo luogo il raggiungimento pieno del target. Al 31 dicembre 2022 abbiamo realizzato un superamento di più di 7 milioni di euro e questo è sicuramente un elemento estremamente positivo ed è un'attività che non si ferma. Oggi dai 385 milioni del 31-12 siamo passati a poco più di 410, quindi è una spesa ovviamente che va avanti e il dato si aggiorna mensilmente, ecco, possiamo sicuramente dire questo. Ovviamente all'interno del programma di sviluppo rurale ci sono alcune misure che insomma tirano maggiormente la spesa e questo è importante, però per attuare al meglio il programma abbiamo anche avviato una serie di azioni virtuose sia con i beneficiari sia con i tecnici che supportano i beneficiari, per esempio monitorando le scadenze dei progetti per fare in modo che le rendicontazioni siano presentate nei tempi. Un aspetto molto importante che deve essere messo in luce è che questo è un gioco di squadra, non è soltanto la regione che spende le risorse, ma sono le progettualità virtuose e buone per il territorio che vengono attuate e soprattutto vengono attuate nei termini, perché il valore tempo è il valore che deve essere messo al centro. Ci saranno anche interventi dedicati al miglioramento dei prati e dei pascoli per il settore ovi-caprino, con una dotazione di 18 milioni di euro, e per gli allevatori custodi della biodiversità, con una dotazione di 1 milione di euro. In questi due programmi ci sono anche fondi per il ricambio generazionale, con investimenti per nuove aziende, l'ultimo dei quali di 7 milioni di euro per 85 nuove imprese. Ecco, tra gli interventi più significativi che hanno maggiormente contribuito, ne possiamo citare qualcuno per fare degli esempi? Assolutamente sì, per esempio gli investimenti per le aziende agricole, investimenti e non soltanto, però diciamo la parte delle misure che incide più positivamente è quella delle misure agroclimatico-ambientali, per esempio la produzione integrata, l'agricoltura conservativa, così come anche l'agricoltura biologica. In Abruzzo abbiamo superato i 50.000 ettari di agricoltura biologica e le indennità compensative che sono indennità che vengono corrisposte alle aziende agricole per fare in modo che continuino la loro attività nelle zone montane, che sono quelle più difficili, più complicate dove appunto operare. All'Aquila i beneficiari sono stati 3.820, a Chieti 2.867, a Pescara 1.425, a Teramo 2.520. A livello comunale nel 2022 in testa per i fondi ottenuti Ortona, seguita dall'Aquila, Teramo, Avezzano e Celano. Aspetto molto importante è quello ambientale, ci sono tante risorse per interventi legati all'ambiente, quali i principali soprattutto per parchi e foreste? Allora, l'Abruzzo è una regione molto particolare, ha circa il 40% del territorio coperto da foreste, gran parte di queste superfici per di più ricadono all'interno di aree protette nazionali e regionali, pertanto l'attenzione dell'amministrazione regionale si è concentrata anche negli interventi del PSR per quello che riguarda la valorizzazione di queste superfici. Abbiamo provveduto nell'ambito di attuazione dell'ultima fase a portare a termine il completamento della misura 811, che è l'aumento delle superfici forestali, in particolare di quelle dedicate all'ortofrutticoltura,
è stato esaurito completamente l'elenco dei beneficiari. Inoltre abbiamo prestato attenzione alla valorizzazione delle infrastrutture collegate al mondo forestale. L'Abruzzo, come ho detto prima, è una regione particolare, per cui si è sempre in bilico sulla conservazione assoluta di queste formazioni vegetali o un loro utilizzo sostenibile. Chiaramente noi cerchiamo di conciliare tutti e due gli aspetti, riservandone le particolarità a seconda della localizzazione. E per il PSR ci siamo concentrati per esempio sulla valorizzazione della viabilità forestale, investendo una cifra notevole, circa 12 milioni di euro, proprio a vantaggio del ripristino di queste strutture. Altre misure che saranno dedicate soprattutto nel complemento di programmazione, il prossimo avvenire, si riferirà soprattutto alla valorizzazione delle aree che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, in particolare nel compensare gli svantaggi di queste aree a carico di coloro che le detengono, in gran parte enti pubblici. In questo caso prevediamo una compensazione per una loro utilizzazione mirata proprio alla valorizzazione di queste superfici, oppure una compensazione mirata al mancato utilizzo, ossia ad una cosiddetta opzione zero di queste superfici.